Grazie Presidente. Oggi arriva in aula questa delibera che dà mandato per i conseguenti atti che verranno comunque poi intrapresi, così come previsto da tutti i regolamenti che conosciamo, all'istituzione di una casa comunale distaccata nel municipio decimo, nello specifico ad Ostia sul lungomare, nei pressi di una bellissima spiaggia, in un edificio storico, il Vittorio Emanuele III, e credo che oggi questo segnale sia un segnale positivo, un segnale bello, un segnale che non andrebbe contrastato, perché andiamo a delineare un percorso che permetterà ai giovani sposi di poter celebrare un momento così bellissimo sulle nostre spiagge, le spiagge del litorale di Roma. Un percorso che viene da una richiesta che è stata fatta fortemente in questi anni dai giovani che volevano e ci chiedevano di poter realizzare questo sogno in queste giornate sulla spiaggia, magari che ne so, durante un tramonto, durante una giornata particolare. Ecco, io credo che vada nella direzione della richiesta dei cittadini, ma non solo, anche di quello che potrebbe essere un importante indotto per il lungomare, ma anche per il municipio, ma non solo, anche per lo sviluppo turistico, perché abbiamo dei dati importanti che ci dicono lì dove negli altri comuni è stato realizzato, ci dicono che le richieste sono tantissime. Nella delibera di fatti andiamo a prevedere, così come viene comunque richiesto dai precedenti regolamenti, che i cittadini romani possano sposarsi con le stesse cifre che comunque spendono nelle case comunali nel momento in cui fanno richiesta. Naturalmente per chi viene da fuori Roma è previsto un ulteriore pagamento che permetterà comunque degli introiti importanti. Questi introiti verranno lasciati e destinati al municipio per il mantenimento del decoro del sito, per il mantenimento di tutto quello che riguarda gli strumenti, le attrezzature che servono a celebrare un matrimonio sotto un gazebo, su una spiaggia bellissima. Io credo che con questa delibera si dia veramente un segnale importante, perché quel territorio che è stato maltrattato, sappiamo come, ma non voglio tornare indietro, perché credo che veramente questo documento sia un documento che vada avanti, che un documento che va nel futuro di quel territorio. Credo che veramente si dia un segnale importante di rilancio. Non basta solo questo, serve sicuramente un'azione congiunta che vada a prevedere una riqualificazione del lungomare di tutto il litorale romano, ma questo è un primo segnale ed è veramente il segno che questa amministrazione si sta occupando delle problematiche di quel municipio. Detto questo, io credo che visto che approveremo sicuramente tra non molto, e l'avete sicuramente appreso dai mezzi di comunicazione, il piano di utilizzazione degli arenili, il nuovo piano di utilizzazione degli arenili, questo vada con tempismo a delineare quello che sarà poi la volontà di questa amministrazione di dedicare uno spazio ben preciso ai matrimoni sulle spiagge. È chiaro, e ne abbiamo parlato anche all'interno delle commissioni, ma questo lo sottolineo anche a nome dei presidenti delle commissioni competenti, che credo che saranno d'accordo con me, questa amministrazione si potrà impegnare per destinare degli spazi di importanza culturale, degli spazi che comunque sono disponibili e che hanno una rilevanza comunque specifica per quello che riguarda l'attrattività sia turistica che per quello che riguarda comunque l'attrattività dei cittadini, in funzione di attrarre appunto i cittadini romani, delineare e trovare degli spazi adeguati in tutti i municipi di Roma, dando seguito anche a quelle che sono state alcune indicazioni precedenti. Però io credo che oggi noi riprendiamo un lavoro lasciato a metà e diamo finalmente conclusione con quest'atto, dimostrando di essere non solo efficienti ma anche in qualche modo in grado di dare una conclusione a degli iter amministrativi. Grazie.